il 1969 è stato per me un anno radioso, perché è venuto a Roma a tenere delle conferenze Oscar D'Aristi, il caposcuola degli statunitensi, proprio il maestro degli statunitensi di geometria algebrica. Ma poi lui era uno che, a differenza di Severi e Segre, oltre alla geometria algebrica, aveva studiato l'algebra commutativa, perciò riempiva un vuoto che i nostri avevano. Lui ha tenuto delle conferenze, ci siamo incontrati, io gli ho dato chiarimenti su certe questioni di matematica che lui non aveva capito bene, che si riferiscono al suo allievo Goresin, che era diventato famoso, e lui non sapeva come mai. E io gli ho spiegato come è successo che è stata fatta questa storia. E allora lui aveva molta considerazione, lui ha visto degli articoli miei, li ha giudicati molto belli, e un giorno che io non c'ero, di pomeriggio, non ero arrivato, me l'hanno raccontato, è venuto Beniamino Segre a assistere alla sua conferenza e lui ha tirato fuori questo lavoro mio e gli ha detto: Bino, Beniamino, Bino, ebreo, tutti e due, perché non pubblico questo bellissimo lavoro di Mario Fiorentini? Guarda, dice delle cose, mi ha insegnato a me delle cose che io non sapevo. Segre rimane colpito perché non doveva essere lui a sostenere un italiano, non doveva venire da un russo dagli Stati Uniti a sostenere l'italiano, era un po' uno smacco. Allora prende, dai, prende, e l'ha messo in tasca. Va bene, però era stato scosso. Dopo 20-25 giorni il Segre mi ridà l'articolo pubblicato nella rivista, in una rivista importante. Ed era un bell'articolo complesso. Allora io immediatamente gli do altri due articoli, due note lincei dell'Accademia dei Lincei. E Segre mi pubblica sull'Accademia dei Lincei questi due articoli. Perciò io in un mese e mezzo, due mesi, ho pubblicato tre lavori, chiaro, oltre a quelli che già avevo fatto e avevo mandato al concorso. Poi, dopo poco, arriva una notizia sensazionale, cioè il Journal of Algebra, il più importante rivista scientifica di algebra elevata, pubblica un mio articolo, che io gli avevo mandato molto tempo fa, se ci avevano 2 o 3 anni per far pubblicare un articolo. Perciò io in poco tempo pubblico 4 lavori. Io avevo il concorso che scadeva dopo 2 mesi, a settembre, e io vinco il concorso. Se non c'erano questi 4 lavori, poi i giovani che seguivano Zariski all'università, a un certo momento hanno detto a Zariski: ma vedi, qui a Roma non si può fare la geometria algebrica, perché per fare geometria algebrica in maniera adeguata bisogna conoscere l'algebra commutativa, e qui l'algebra commutativa non si fa, non si sa. E allora Zariski ha detto: ma guarda, in algebra commutativa Mario Fiorentini è un super asso. Fate quadrato intorno a Mario Fiorentini e vedete che qui a Roma voi potete fare geometria algebrica. E allora tutti questi giovani, c'ho le fotografie, là quelli stanno là, le fotografie, si sono messi intorno a me, hanno fatto un quadrato intorno a me, si sono messi a lavorare. Io sembravo un professore che aveva tanti assistenti, io non ero nessuno invece, ero un professore di scuola media. Diciamo, va bene? Questo legame con Zariski ha continuato, perché ci siamo visti l'estate, lui organizzò un convegno sul lago di Como, in una bellissima villa, e in questa convegno fu bellissimo perché era organizzato da D'Aristi, saremmo venuti dagli Stati Uniti, c'era Manford, Davide Manford,
che fece una meravigliosa conferenza sulle varietà intercisioni di quadriche, e io a David Mumford lo chiamai Robin Hood dalle 100 frecce, perché Mumford faceva argomenti che lo facevano anche segre gli italiani, ma la faceva con metodi moderni, con tutte delle frecce, risoluzioni, erano delle frecce. E io lo chiamo il Robin Hood dalle 100 frecce. A questo convegno c'era tanta gente brava, forte. Ho conosciuto Peschin e Spirò che giocavano a scacchi, ho sostenuto Kleiman, e c'era Mumford. È stata una cosa meravigliosa, bella. Dalla Romania è venuto Brezuleanu, che era completamente un grande invalido. È stata un'annata veramente felice. È arrivato poi il 1° novembre del 1981, io ho vinto la cattedra di geometria algebrica del quarto anno. Io sono rimasto anche amico della famiglia di Zariski, perché la figlia di Zariski, Vera, aveva un appartamento a Roma e faceva 6 mesi a Boston, 6 mesi a Roma. Quando lei veniva a Roma fino all'anno scorso, lei, la sua amica era Lucia Ottobrini. Lei veniva qui, mangiava da noi e poi si metteva su quel divano e Lucia la ricopriva come una bambina, la ricopriva. La vestiva e le faceva un bel sonno. Lei aveva fatto un bel passo, era contento perché Lucia gli faceva delle cose che gli piacevano, capisci? E lei si addormentava così e poi Lucia gli portava un caffè. Quando Lucia è morta mi ha mandato una lettera bellissima da Boston, piangendo per la morte di Lucia, che conosceva così bene, diciamo. Ora, ripeto, Zariski è una delle tre persone che mi ha maggiormente aiutato. Io riconosco in tre persone, tre matematici, Ribbentrop, che ha pubblicato il mio libro, David Busbaum, che doveva andare a prendere l'anno sabbatico a Parigi, ha disegnato Parigi e è venuto a Roma per lavorare con me. È una favola, è una favola, è chiaro? Perciò, e poi Zariski, questi tre sono quelli che hanno fatto la mia fortuna.